Scanalati Alessandro, 126.425, perché la dovevo ripetere 3-4 volte, come mi fermavano, ormai matricola, dovevo dare il numero in tedesco. Io mi sono ricordato la mia, sebbene l'età che ho, perché me l'ho sossegata nel cuore, l'ho messa sui pacemaker che ho. Io ero nato a Muscati, però vivevo a Ponte Vecchio di Magenta, nella vallata, diciamo, lungo il Ticino che traversa tra Lombardia e Piemonte. Lì conoscevamo tutti, perché noi ragazzotti, con l'età lì, uscivamo di scuola, lei giravamo lì, c'erano tutti i boschi, ci nascondevamo, facciamo quello che si vuole. Allora io a 17 anni non andavo più a scuola, però conoscevo tutti e ero lì dall'ambiente, sapevo. Conoscevo Cascina per Cascina, ragazzi che di paese, paese piccolo, ci conoscevamo tutti. E allora chi ci dava da fare era di andare a recuperare armi per poterli passare ai partigiani. L'8 settembre, quando abbiamo sentito che tutti scappavano e vedevamo i militari che saltavano giù delle tredotte, abbiamo capito che era l'ora di cominciare a far qualcosa. Davamo via libera ai militari che scappavano, gli dicevamo le cascine che dovevano andare, che le davano da mangiare e le davano da lavorare. Perché erano tutti gente meridionali che scappavano, che venivano dalla Francia, da Torino, scappavano perché l'8 settembre l'ordine di Badoglio di abbandonare tutto, ha abbandonato. E lì il primo lavoro, quando arrivava il treno che si fermava, perché i binari lì erano tutti derocati dei bombardamenti che facevano gli americani, cosa facevano? Venivano giù con il fucile in spalla, ancora in divisa. Allora noi non li facevamo andare più, gli dicevamo buttate via tutto, via, svestitevi, date nelle case a cercare i vestiti per salvare questi poveri cristi che dove andavano. Come arrivavano a Magento o Milano, i tedeschi erano lì pronti a aspettarli e li mettevano sulle tredotte. Uno diceva, sono cattaneve, ma dove vai? Che se vai a Magento, Milano, ti bloccano subito, ti portano via. Vai lì a lavorare, lì c'è la cascina, vai lì e dici, mi manda Sandro, mi manda il Prestinè. Te gli dici, mi manda il Prestinè. E allora noi recuperavamo tutte queste armi e si nascondevano dentro nei fienili o nelle cascine, perché lì era nella zona della vallata del Ticino, è piena di cascine, ancora adesso ce n'è, però allora ce n'era molto, molto di più. E allora noi ragazzotti, qualcheduno ci ha lasciato la pelle, perché per esempio un certo Perego ha aperto una bomba a mano e è saltato per aria. Eravamo giovani, inesperti di armi, però i fucili e qualche mitragliatrice riuscivamo a recuperare. Che poi per soprannome avevamo tutti un nome di battaglia. Io per esempio il mio nome di battaglia era Furia, perché ero furioso, ero uno che non stavo fermo per niente. Quando avevo in mano un'arma dovevo consegnarla, o se potevo lo adoperavo. Lo spirito mio era contro i tedeschi e specialmente non parliamo dei fascisti, che sono quelli che ci hanno massacrato. Mia madre è morta in quel periodo lì della guerra. Ha avuto l'ultima bambina ed è rimasta. Mio padre era contadino, però aveva avuto anche il negozio di panettiere. Che il panettiere non viveva solo col pane, e allora faceva da contadino, aveva il terreno e lavorava il terreno. Era un socialista vero, nato, si è nascosto e le ha fatte.
Lui parlava di socialismo, allora io seguivo il socialismo, perché era... però dopo sono iscritto alla cellula Porcelli di Piazzale Corvetto. Sono iscritto al Partito Comunista, diciamo, allora. Cinque sorelle e io sei. Eravamo in sei, però cinque femmine. Era, una di queste era quella che mi teneva in contatto, perché dopo l'8 settembre c'è stato chi che ci ha detto che le armi le ho nascoste io, e volevano prendermi per sapere dove erano queste armi. E ovviamente io ho cercato di non andare più a casa e ho fatto un anno in giro per le cascine anch'io di nascondermi via, fino a che sono arrivato a Milano in Piazzale Corvetto. Piazzale Corvetto avevo un conoscente, un certo Boselli, che era di Chignolo Po e aveva il panificio. Allora sapeva che io facevo il panettiere e mi tenevo lì, ma sottonome, non che il mio cognome, niente, sottonome. Mi manda il Motta, lo chiamavo, manda il Motta. Il Motta era mio zio, che faceva il panettiere anche lui allora, ma era già in pensione, era vecchio. E allora, come sono andato lì, e fa il panettiere, va bene. Piazzale Corvetto c'era una caserma di tedeschi, le scuole che c'erano lì erano tutte occupate dai tedeschi. E andavo dentro io col furgone a portare, però sotto nome, non è che andavo col mio nome, perché la paura che ero ricercato, mi ha detto: tu le dici Motta, tuo zio è sempre venuto qui, vai avanti col suo nome. E ho messo la fascia, ma non era la mia, era quella di mio zio. Che... entravo col furgone a portare il pane ai tedeschi, il pane nero lì che volevano loro, e passavamo tramite la mensa a portare il pane, no? Nel portare il pane vedevamo delle armi abbandonate, magari prendevano quelle machine pistol lì, li buttavano là sul tavolo, se ne fregavano anche loro, si vede. E allora nel passare via, se li infilavamo dentro, la sgrifavo e me la infilavo nel furgoncino. E andavo, prima di entrare in negozio per non far capire al proprietario che era questo Boselli, nascondevo l'arma, lì c'erano tutti i giardini, allora non c'erano i fabbricati che c'è adesso, lì erano tutti i giardini e ortaggi, la nascondevo lì, poi di sera quando era un po' buio me la portavo via e andavo a finire su a Zavattarello, andavo tramite altra gente che la portavano lì a questa trattoria del Moro a Chignolo Po, consegnavamo le armi. Poi dopo ho saputo che hanno fucilato due dei miei amici che erano i Codeca di San Giuliano Milanese, e quando ho saputo quello mi sono demoralizzato un po', però sapevamo quello che facevamo. Ero in collegamento col dottor Porcelli, che era uno dei partigiani, diciamo, di Milano, che teneva l'organizzazione a Milano. E di lì, dato che io, essendo, avevo una fascia di notte per circolare, perché allora ci fermavano la UMPA e non la UMPA, ci fermavano. Allora con questa fascia non mi fermavano. Questo qui si è fidato, dice: dato che te puoi circolare con la bicicletta di notte, mi mandava a Chignolo Po. Andavamo via alla sera tardi e tornavamo al mattino, quando se ne usciva, col biciclettone, il biciclettone di panettiere, si pedalava, strade di campagna, se era possibile. Perché se si facevano le vie normali, trovavamo i tedeschi o i fascisti che ci fermavano. Ci fermavano e si trovavano le armi, ci fucilavano. A Chignolo Po andavamo, c'era una vecchia trattoria
che era chiamata la trattoria del Moro, che era nei piedi, diciamo, della montagna. E noi lo consegnavamo lì, lui aveva i suoi collegamenti per consegnare le armi. Ci dava da mangiare, state qui che adesso arriva una persona che li porta lui. C'era un'altra persona che noi non conoscevamo, cioè conoscevamo che si chiamava Albertini, o lo chiamavo secondo il nome che le avevano dato. Allora in base li consegnavamo. Fino al suo zavattarello non potevamo andare perché c'erano tutti i cordoni dei tedeschi che ci bloccavano e lì ci prendevano con le armi. Allora li consegnavamo a lui a sua volta li faceva arrivare ai partigiani di Zavattarello, che poi ci indicava questo qui del Moro, mi diceva adesso andate giù, andate giù di qui, non andate giù di là, perché se andate giù verso Sant'Angelo vi fermano, andate giù dalla parte opposta, da San Colombano. Delle volte ci perdevamo che noi stavamo fuori magari 2 giorni senza andare a casa. Noi per armarci l'unica via era quella lì, perché anche in montagna, mi diceva lì il nipote di Pertini, che hanno fatto diversi lanci, però le armi andavano a finire giù nella vallata e là c'erano i tedeschi pronti che scendevi, che ti facevano fuori. Allora dovevamo cercare di infilarli noi da terra, diciamo. C'è stato qualcuno che diceva, andate lì, in quella panetteria, lì trafficano armi. Ho dovuto scappare da casa, ho dovuto scappare di lì perché c'era stato quello che ci ha detto che recuperavamo delle armi. Allora ho preso l'occasione, che era passato quasi un anno, dall'8 settembre, a ottobre ho deciso di andare a prendermi dei vestiti, di potermi coprire. Ho detto, prendo a piedi e col trenino, vado a Vietegrasso e poi a piedi vado a Magenta e ho fatto tutto quel viaggio lì. Nell'andare a casa si vede che qualcuno mi ha riconosciuto. Non ero ancora arrivato in casa, che a levare la giubba, circondata la casa, mio padre dice stai qui fermo, non uscire, perché la paura che andavo fuori che mi sparavano, perché lui sapeva che ero ricercato. Mi ha fatto sedere, sono arrivati dentro, tu alzati via, mi conoscevano, perché erano tutti gente del paese, fascisti del paese. Mi portarono subito via a San Vittore. Quando mi hanno preso, nessuna emozione, come adesso. Era la mia fede che mi portava alla liberazione dell'Italia. Non volevo più la guerra, praticamente. Chi è che vuole una guerra? Io lo rifiutavo. E rifiutavo tutta la masnata di gente che per niente, se uno faceva un fiato, gli spaccavano la testa a legnate. Tutto lì. Cioè, volevamo essere liberi. Il carcere? Niente, quando mi hanno portato lì, mi hanno interrogato, loro volevano sapere dove erano le armi, ma io le armi le avevo già fatte sparire da un anno. A San Vittore ho fatto il panettiere, cioè, ma non sapevano che facevo il panettiere, lì avevano un forno e per 7-8 giorni ho riuscito a fare il pane e portare sul pane ai compagni che sapevo che erano in cielo. Poi mi arrivò a furia, porta sul pane. Uno si chiamava Gesù, l'altro secondo il nome di battaglia, allora te sei? Sì, sono io dalla GAP. Qui c'è uno che è stato preso in montagna, lì c'è. È come quando hanno fucilato il personale, l'ho detto. Qui c'è quelli che sono destinati a morire. C'era per esempio i Ravizza, che li conoscevo benissimo perché abitavano lì al Musoncino di Piazzale Corvetto a Milano. E sei quello che mandava sulla roba. Sapevano tutto loro.
sapevano più loro che io, perché si trasmettevamo dentro, nel carcere era una repubblica. E allora tutti quanti mi si prenotavano, porta su un filoncino anche per me. Allora andavo su il quarto raggio, il terzo raggio, giravo dappertutto col secondino, ce ne andavo anche a lui. Era un italiano, abitava in via Porta Ticinese, abitava, che lui faceva il secondino e mi accompagnava giù a aprire il forno. E allora tiravo giù qualche compagno a aiutare a fare il pane, ma è che sono rimasto poco tempo, ma mi ha scoperto subito. Cede che qualcheduno, non ce l'ho dato, ha fatto la spia, le prestirei che la porta sul pane. Senz'altro, e quel maresciallo lì che comandava San Vittore, aveva un braccio di legno, ma c'aveva un cane che mi ha dato tante di quelle morsicate nella schiena, e lui, Lins, mi dovevo buttare in mezzo al cortile, ans, ans. E il cane addosso ancora, legnate da orbi, in mezzo al cortile, mi ha fatto girare un'ora finché sono svenuto completamente, che i aguzzini mi hanno portato nella cella mezzo morto, diciamo, dalle botte che mi hanno dato. Insomma, mantenuto un'ora in mezzo al piazzale, che hanno visto tutti quelli ricoverati, ero tutto un sangue, perché dovevo buttarmi in mezzo alla ghiaia, se no il cane mi saltava addosso. Di lì sono andato in cella, dopo 2 giorni c'è stata la trasferta che mi hanno mandato a Bolzano. Abbiamo fatto sosta al carcere di Brescia, ma lì ci hanno fatto scendere dal pullman. È venuto il fabbro a mettere tutte le catene, perché eravamo seduti ma con le catene alle gambe sul pullman, perché sul pullman c'era solo uno di dietro e uno in cabina della SS tedesca, tedeschi proprio. Che poi non erano, pensavo che neanche loro, perché parlavano bene l'italiano. Perché diceva, perché si è rotto per esempio i freni, non frenava più andando giù a Bolzano. State fermi, non muovetevi, perché se vi muovete abbiamo contro le rocce, ci hanno detto. E noi invece facevamo apposta per andare contro le rocce, che si sfasciava. Lo spirito c'era, ma mancavano le forze. Quando siamo arrivati a Bolzano, arrivavano altre zone dei pullman con altri prigionieri, e hanno portato questo maresciallo della SS italiana, e l'ho riconosciuto perché veniva a fare i rastrellamenti nella mia zona, ha capito? E avendo conosciuto, cioè visto quando veniva con questi motocarri con sulla mitragliatrice, io li vedevo, ma lui non conosceva me. Ma io conoscevo lui perché l'ho visto. E allora, sapendo che il dottor Leoni era del comitato, ci ho detto, dottore, là l'ho già visto, e veniva su anche nella mia zona quel farabutto lì, è un italiano. Ho detto, sentiamo che perché andava nelle case a portare via i poveri ragazzi, vogliamo sentirlo, l'abbiamo mezzo interrogato, diciamo, che poi non le abbiamo fatto niente, neanche un graffio, niente. L'avevano messo dentro con noi perché questo qui gli dava tutti i dati, chi erano i partigiani, no? E il mattino con la SS 1, 2, 3, eravamo in 12. E a mano che ci segnalava, ci hanno portato alla cella di rigore, messi su uno sgabello legati. Dopo che mi hanno legato lo sgabello, non riuscivo più a slegarmi, hanno tirato me e sgabello in cella e mi hanno buttato là in 12 in una piccola cella come bestie, delle botte che ci sono andate. Fino a che non eri svenuto,
due tedeschi, che poi non erano tedeschi, erano ucraini, che comandavano le celle di rigore. Lì mi hanno dato tante di quelle legnate che sono svenute. Mi sono svegliato in cella con questo dottore, che era tutto massacrato anche lui prima di me. Lui era bel grande e grosso, mi sono spaccato tutta la schiena, usciva sangue, materia della schiena. Perché se separavamo una cosa così la facevamo fuori, dico la verità. Di lì la prima tradotta mi hanno mandato a Mauthausen. Siamo caricati sul mattino, presto. Siamo arrivati che era la sera tardi. E lì ci hanno staccato il vagone, lì a Linz. Ci hanno tenuto lì tutta la notte lì, in piedi, poi al mattino a piedi fino a Mauthausen. Che da lì in San Mauthausen c'è un bel pezzo di strada, tutto a piedi su per la collina, perché Mauthausen si trova in alto. L'abbiamo fatto tutto a piedi fino a su. Entrati là, ci hanno fatto tutti la doccia, spogliati dei nostri vestiti, ci hanno dato la solita camicia lì, in pieno inverno, nudi in mezzo al cortile. E di lì ci hanno segnato la baracca, però prima di assegnarci la baracca ci hanno interrogato ancora e volevano sapere il motivo. Io si dicevo sempre che non sapevo niente. Comunque lì di botte non me ne ha dato, hanno detto che facevo il panettiere, va bene, io dovevo dire quello che facevo. Facevo il panettiere e mi hanno preso. Loro dicevano, parlavano in tedesco ma io non capivo niente, e di lì mi hanno assegnato la baracca 20. La baracca 20 mi hanno passato la baracca 13. La baracca 13, dico, come mai di là mi hanno passato, e mi hanno dato un filone di pane. Era tre giorni che tra la tradotta e a piedi verso, tre giorni che non si mangiava niente. Mi hanno dato un filone di pane. Poi ho detto, qui siamo a posto, un filone di pane così. Allora ero messo bene anche di carnagione e poi neanche 18 anni, le gambe andavano, correvano. E mi hanno detto, viene assegnato al Forni. A quale Forni? Io ho convinto che erano nei forni da fare il pane, che siamo a posto. Ho preso il pane e l'ho regalato a tutti, perché adesso tanto vado a fare il pane, me lo faccio io con lo buono. Arrivo là, trovo un triestino, tre volte alto me, italiano. Sì, sono italiano, parlo in italiano. Mi hanno detto che sei triestino, sì, sono di Trieste. E cosa facciamo? Niente, al mattino alle 5 sveglia dalla baracca. Qui abbiamo il nostro attrezzo, una barella, una portantina. E di lì dovevamo fare tutto il campo di concentramento e sempre di corsa con questa barella, perché se ti fermavi erano ragnati. Snell, snell, come si va a passare, snell, snell, da correre, sempre di corsa. Questo qui me l'hanno fatto loro, col calcio del fucile, mi ha spaccato tutto il naso. Allora lì non c'era da andare dal dottore, c'era da medicarsi da soli, quello che si poteva fare. E di tutte le mattine alle 5 sveglia, 5, 4 e mezza, 5, venivo là, quello là con il bastone in mano, che poi tutti quanti non erano tedeschi, perché anche i capistuba non erano tedeschi, erano tutti delinquenti che mollavano nelle galere, nell'Ucraina e via, tutta quella gente. Arrivavano là, io, questa barella, cominciamo dalla baracca numero uno fino a girare
alla 20, al campo russo, lo chiamavano il campo russo, dove mettevano tutti quelli che... E lì, avanti e indietro, a portare, perché i crematori erano vicino dove c'era le cucine, c'era, diciamo, i bagni dove vivevano i prigionieri, che li svestivano completamente, gli davano la loro tuta, poi c'erano le cucine e poi c'erano i forni due forni crematori. Noi li scaricavamo là fuori, c'era la catasta e lì c'erano quelli addetti che li buttavano sul carrello e andavano nei forni. Quando erano morti, diciamo nelle baracche, i prigionieri stessi li buttavano fuori, che poi arrivavamo là, erano ancora che poverini aprivano la bocca, non erano morti, dall'altra parte che potevamo fare. Qualche volta ci mandavano giù quando fermavano un forno, ci mandavano giù noi barellisti, diciamo, con la badile a tirar su la cenere, la porcheria che c'era per terra, li mettevamo nei bidoni, ma noi non è che li infornavamo. E solo, dico, hanno fatto un bel dispetto, sapevano che facevo il panettiere, mi hanno messo. Allora, noi l'abbiamo sentito il 25 aprile che dicevano che sono venuti giù e allora ho cominciato a pensare, allora Pertini si è mosso, perché io continuavo a dar fuoco al nipote di Pertini, dicevo da me e qui continuano a ammazzare gli italiani con la gentaglia, ce l'hanno addosso con gli italiani, ma fino a che non c'era l'ordine preciso non si poteva muoversi. Dicevo, non vi preoccupate, ma te l'hai detto che quando sono partiti da Brescia, che lungo la strada troviamo i partigiani che attaccheranno il pullman. Se vi dicevo che ci portavano qui, voi crollavate. Ero io che davo forza a loro. Per esempio l'ultimo giorno, ero con la barella, mi vedo arrivare dentro una camionetta, vedo saltare giù due americani, quelle blindate piccole, no? Proprio quella lì è entrata per prima. Poi ho visto venire su di corsa l'avvocato Maris, allora non era avvocato, di corsa con un mitra in spalla, di corsa e salta. E abbiamo visto, è saltato dentro da una finestra per nascondere il mitra, che lui era giù a Gusen. E l'ultimo giorno è riuscito a scappare. È venuto su convinto di trovare, invece niente, c'era un morto per terra all'entrata, in divisa, ancora dalla SS, ma non ho saputo, non siamo neanche andati vicino, perché come passavamo con la barella sul morto, è venuto questa camionetta, come ci ha visti, ha visto me, sono saltato giù, mi ha preso e ha cominciato a piangere poi, come ho fatto io. Mi sono trovato la libertà lì davanti. Nel campo abbiamo saputo che l'Italia era libera il 5 maggio, che erano entrati già loro, il 4 maggio era entrata questa camionetta, è entrata un giorno prima. Poi vedevamo fuori dove c'erano i reticolati con la tensione elettrica dentro, già sfondati perché c'erano già i russi, che come hanno sentito che venivano avanti i suoi compagni, hanno sfondato subito sulle gabine, non abbiamo più visto
i tedeschi con la mitragliatrice abbiamo capito, però la verba che è rimasta fino all'ultimo, fino a che è arrivato tutti gli americani. Perché quando è entrata la camionetta c'era ancora la verba, però era là col bastone di legno in testa, non facevano niente. E la catasta di morti era una cosa spaventosa di vedere. È venuto giusto un ufficiale americano a fotografare tutti i morti della catasta che c'era. E dopo mi ha mandato uno scavatore al fuori del recinto, cominciare a scavarli per metterli là dentro. Ma allora io non ho visto più niente. Mi hanno portato allo smistamento per decifrare chi eravamo e non eravamo. E gli sono svenuto e mi hanno portato in ospedale a Gerizau, in Svizzera. Ma ormai ero spacciato, diciamo, ero sfinito. E di lì ho fatto 3 mesi all'ospedale a Gerizau, in Svizzera, fino a che mi sono ripreso bene. Perché ero diventato 28 kg di 70 rotti che ero. Avevo il foglio di via dalla Svizzera, dalla Croce Rossa Internazionale. Con quel foglio lì ci hanno portato al campo di smistamento a Varese. A Varese hanno preso tutti i dati, mi hanno dato il biglietto per andare a casa. Ma ho trovato la mamma morta. Le sorelle tutte abbandonate perché dovevamo il panificio qui a Milano che aveva preso il mio zio, bombardato, non c'era più niente. Ho voluto rifarmi tutto da capo, rifarmi la vita la volontà di lavorare e di essere onesto. Ho ricominciato la vita, ho sposato mia moglie, che è anche lei del mestiere, e siamo andati avanti a fare un panificio, poi l'altro panificio, mi sono sempre dato da fare. E ancora adesso, cioè i nipoti che sono appassionati vanno avanti loro.